viene per tutto. Vorrei farvi vedere una slide sullo schermo che per me è molto toccante e ha un significato particolare. Lui è uno di Recco, Francesco si spenderà due parole anche. Io Fabio non lo vedo forse da 30 anni. Un applauso ragazzi, un grosso applauso perché lui ci sta riprovando. Io sono sceso perché sennò si spacca, sono un ciccione. Ma questo è un modo di fare che secondo me ci porta sicuramente lontano. Quindi Recco quando si stringe, ma l'Italia quando si stringe, le persone quando si stringono hanno una forza incredibile. Chi ha lavorato con noi, Valentina, Cicche, non mi ricordo il nome di questa gente, Chichella, De Marchi, Annalisa, Massi Autolitano, Lucio Carpanetto, tutti i ragazzi che ci hanno dato una mano, Stefano Marsili che stasera ha messo l'impianto, Emanuele Rocca Tagliata, tutti i ragazzi, magari ci dimenticheremo sicuramente qualcuno, Antonio che ha fatto il cassiere, Antonio che ha fatto il cassiere non ha fatto nient'altro. Antonio! Tutti. Forza Fabio. Okay. Francesco stamattina mi diceva è la persona giusta perché il suo babbo, che è una persona di Recco, ha sempre fatto del volontariato, mi dicevi Francesco, sì, in Croce Verde. Quel povero lo so, io lo conosco, è una famiglia che conosco da tanti anni ma ho frequentato poco, però mi ricordo che è sempre stato in Croce Verde, quindi è l'emblema del volontariato. E secondo me la volontà è quella che cambia le cose, quindi ogni tanto è anche giusto che torni il volano, no? Le persone che si spendono per tanti anni prima o poi secondo me in qualche modo ritorna, e secondo me è un modo giusto, è una coincidenza, è una cabala che abbiamo ritrovato in mattinata facendo due chiacchiere, bravo, così sì che funziona, non siamo professionisti. Sì, questa allora, dunque, 70, 93, 2011 l'ho schivata, quest'anno no. E quest'anno devo dire che è stata abbastanza complicata, perché trovarsi dalla mattina, cioè dalla sera, andare a casa tranquillo, a guardare la televisione e a luna, andare di corsa in negozio e vedere che non riesci neanche ad entrare perché non riesci ad aprire le saracinesche, è una cosa brutta, però devo dire che nello stesso tempo io mi ritengo fortunato perché rispetto ad altri, cioè non so come dire, è andata meglio a me che ad altri, però non so cosa dire, è brutto trovarsi in questa situazione, però devo dire che ho avuto una solidarietà incredibile da amici, sconosciuti, a Caritas, anche stasera sono andato in una parrocchia del prete che ha organizzato la vendita delle magliette, anche lì sono rimasto strabiliato perché cioè, veramente una solidarietà incredibile, sono cose che non dovrebbero succedere, però quando succedono poi ti accorgi che alla fine le persone sono molto più disponibili rispetto a quello che sembrano. Le persone sono disponibili, Recco è disponibile, quindi un applauso anche a voi che siete venuti stasera e vorremmo ringraziarvi semplicemente dicendovi grazie, non, è la prima questa che organizziamo con il nostro gruppo che abbiamo chiamato Pattuglione, è la prima e non sarà l'ultima, vi assicuriamo che noi continueremo. Quindi io voglio ringraziare Francesco Chinchella, Michele Pizzo, la Valentina Pizzo, l'Annalisa Scudieri, Andrea De Marchi, aiutami perché sennò faccio una figura di merda che non mi ricordo Emanuele, Antonio Ferraro, Lucio Carpanetto,
a Utilitano Massimiliano. Che voleva per forza andare al mercato a fare pubblicità, non ce l'abbiamo mandato. Voleva andare al mercato a dare i volantini, ma noi non ce l'abbiamo fatto andare. Quindi, oltretutto, ci siamo anche divertiti, che questa è l'apoteosi. Inche, tu che sei grosso, intanto prendi un po' la boccia che gliela consegniamo, va? Ecco, foto ragazzi, adesso, adesso vogliamo le foto vere, perché gli consegniamo la boccia. Abbiamo stasera l'onore di avere con noi, che non c'è mai in giro, lo zio Pasquale che ci fa le foto, perché non ha mai messo una foto di qualcuno diretto su Facebook. Finalmente stasera è sceso in piazza. Vorrei un applauso anche allo zio Pasquale che ci dona questa opportunità. Grazie zio, grazie. Grande zio Pasquale, grazie di essere qua stasera con noi e fare le foto, di esistere, dicevano. Grazie di esistere, grazie di esistere. Lo sai che in Silicon Valley c'è un capannone di 10.000 metri quadri con scritto zio Pasquale? L'ha fatto lui, perché va fatto lui, le foto adesso, perché non abbiamo spazio per fare la foto. Allora, finché è grosso, qua c'è il boccione che noi ti consegniamo, ma non te lo consegniamo a nome nostro, te lo consegniamo a nome di tutta Recco, perché Recco c'è, perché Recco è scesa in piazza, perché tutti stasera sono scesi in piazza per dare una mano concreta. Grazie a tutti ragazzi, grazie. Grande Fabio. Vai, vai zio con la foto, vai. E sei il cuore, tanto i miei genitori, mia sorella. Affitto, mi regali di Natale. Poi allora dopo questo non so proprio cosa. Vieni a abitare a Recco. Allora io faccio una proposta. Vogliamo che Fabio estragga i soldi e ci riporti la damigiana intera, perché quella ci teniamo e quindi è giusto che ce la riporti intera, perché ci teniamo. Ecco il babbo, il babbo. Facciamo dire una parola al babbo, che sicuramente qua abbiamo lo smart box, ragazzi, per chi ha il biglietto vincente si cucca lo smart box, quindi estraiamo il numero. Cos'è un Sabrina? Smart box? Sabrina estrae, vai Sabrina! Vai Sabri, tira su. Ragazzi, c'è solo un numero su 100 bigliettini, ve lo dico, inutile guardate, perché c'è una bustina, non ce la facciamo a stampare in dobbiamo agevolare. Vai Sabri, è andata, vai, di il numero 38. Ragazzi, il 38 diretto, è uscito il 38. Ragazza, allora non è possibile, siccome... no non vale Paolo. Allora Paola, vieni un attimino qua, qua davanti a tutti, siccome l'ha vinto la Paola, ti consegniamo lo smart box. Grazie. Velle canne, pensi tu du vali, una semo straniera, e annettan appunto cutelo a gu, e a monta la soga resto di, o diavolo in sé, se che effetto di, ne sciortimo da un mape, scivai o se da odri, a puntana di cumbi, tacca de pria, e intacca d'udri, uno la mano, gente delica facce de mandila, vuoi che duro as preferisci la, figge de famiglia uno de bum, che tipo a mia senza alcun dum.
ste passe que consegui daia. Você dá bem, você dá manja. Fritia de pinhe, janco de Portofino, cerveja.